Madonna, Banzai Kaze. Ma guardalo, temerario. Via. Ragazzi, ascoltatemi bene. Siamo alla fine ormai anche di questa CTM. Mancheranno sì e no, penso, 3 o 4 episodi. Ancora devo registrarli. Quello che voglio chiedervi, ragazzi, è di scegliere tutti insieme la prossima mappa da fare, in modo che siamo tutti d'accordo e non come questa che magari hanno detto molte persone che era troppo semplice, ma secondo me non lo è stata. E probabilmente farò un sondaggio su Facebook. Ragazzi, buona visione. Sì, questo è Apple e bentornati nel 17° episodio della serie di Minecraft Remote District. Se oggi ci porta male sto numero, ma arrabbio, perché nell'episodio precedente siamo riusciti nel bene o nel male a portare via la lana viola dalla zona, quella lì tutta di roccia madre. Oggi andremo nel dungeon che temo di più di tutti, quello nell'acqua, dove probabilmente moriremo reiterate volte, ma vabbè. Auguratemi una buona fortuna, io vi augurerò una buona visione. Allora, siamo qua alla nostra base, ragazzi, perché ho letto nei commenti un ragazzo che ha scritto che sotto la X rossa ci sono tantissimi blocchi d'oro. I blocchi d'oro mi servono per fare il blocco da inserire nel monumento, quindi teoricamente se sotto alla stanza, come ha detto lui, dell'enchanting table c'è questa roba dei blocchi d'oro, possiamo fare un altro pezzo importante al monumento ed essere sempre più vicini a finire queste missioni. Successivamente poi andremo, come vi ho detto, alla ricerca della lana nel dungeon dell'acqua. Io, se non sbaglio, ho una pozione del water breathing che non ho a portata di mano adesso e mi chiedo perché, dov'è finita. Io ce l'avevo, posso assicurarvi che ce l'avevo nell'episodio precedente, c'era. Ah, forse l'avevo messa nella ender chest, ok, adesso mi ricordo. In ogni caso, scaviamo un po' qua, che fa sempre bene scavare. E se ci fossero i blocchi d'oro sarebbe il top, sarebbe davvero perfetto. Anche se una cosa che volevo fare da tanto tempo era incantare gli oggetti. E non ho un cavolo di livelli perché sono morto recentemente, se non sbaglio. Non nell'episodio precedente, ma in quello prima ancora. Ho della cobble, ok. Meglio usare la cobblestone, così scendo tutto con calma. Ermi tutti, là sotto c'è tipo il dungeon, quello lì con villaggeri, eccetera. No, scherzo. Spawner, ok, cioè sono degli spawner. Allora, un buco nell'acqua non sarà, spero, questa missione. Però dubito che ci sia una lana qua sotto. Cioè, ora, non mi avete scritto niente al riguardo, ma non credo mettere una lana sotto al monumento. Cioè, sarebbero degli psicopatici. E poi chi è che va a cercare una lana sotto al monumento? Nessuno, cioè lo farebbero per... Bastardi, se è così li uccido tutti, ve lo giuro. Metti la spada in mano, la spada d'oro, potentissima, tanto questi mostri fanno cagare. Toh, mori, 2 o 3 ragni, non saranno certo questi ad ucciderci. O forse sì, però ci sono 2 spawner, occhio. Per ora vedo tanto carbone, ma appunto oro. Non è che mi avete mentito, vero? No, not gold, first step, vabbè. Spacca gli spawn, anche se potrei utilizzarli per fare un po' di esperienza, ma non credo sia questo il problema, sinceramente. Qua ci sono ragnatele. Vabbè, spacca pure qua. Continuo a dare un'occhiata. Certo, se non trovo niente vado avanti. Però sinceramente questo fa sembrare che qualcosa ci sia. Cioè, questi dungeon non sono casuali, sono stati fatti apposta. Quindi aspetta che spacco anche questo. Magari c'è davvero la lana. Sarebbe il top, tipo la lana grigia. Quella che ho perso non so quanti episodi fa, che teoricamente è l'unica che mi manca, perché dovrei aver capito e localizzato tutte le lane. Fermi. Va bene. Allora, c'è qualcosa, sembrerebbe esserci qualcosa. I mostri fanno un danno assurdo a fancuore. Morite, grazie, gentilissimi. Forse scendendo fino in fondo riusciamo a trovare la fuga. Come fuga intendo il blocco d'oro. Sì, una chest. Ti prego! Pozione della speed. Cioè, ma che cavolo mi fai scendere sottoterra a 27 metri per la pozione della speed? E che sono, eh? Bugs Bunny. Proviamo anche da quest'altro pertugio. Probabilmente hanno nascosto qualcosa anche di qua. Cioè, hanno fatto una cosa parallela. Grazie Creeper per la call. Mi serviva. Tu levati dalle scatole, maledetto. Intanto sto facendo anche esperienza, sono quasi a livello 30. Se avessi le librerie, e mi sembra di averle, qualcosa potrei incantare. Anche solo un'armatura oro. Sì, oro, ragazzi. Siete dei geni, vi voglio bene. Vi voglio davvero bene. Mi salvate ogni volta il culetto con questi cavolo di tips. E la madonna quanto oro! Comunque non è che sia protetto proprio benissimo, eh. Cioè, 2 o 3 spawn così a caso di ragni non mi fanno granché. Ragazzi, ormai sono abituato a ben peggio, cavolo. Nell'ultimo episodio sono scappato dal dungeon, quello lì... No, nel penultimo, sì. Sono scappato dal dungeon, quello dove c'era la lana sospesa in cima al castello. E ce l'ho fatta, quindi, cioè, ragazzi. Volete mettere questo dungeon che era semplicissimo. Butta le stringhe, non servono a niente. Puoi prendere tutto l'oro...
andare su, non mi metto a esplorare in cerca di lana, perché tanto la lana secondo me non c'è qua. Adesso però una domanda sorge spontanea: dove diavolo troviamo i diamanti? Io nel dungeon, quello che feci con Surrey Vegas, l'ultimo, quello lì dove c'erano i ghast, i pigmen, ho lasciato una zona inesplorata, non è che è là. Comunque noi torniamo su, mettiamo a cuocere e con grande pazienza aspettiamo. E voilà, anche questa ragazzi è fatta gold block, adesso mancano emerald block, diamond block, la lana green, la lana blu e la lana grey. Oggi andremo a prendere la lana blu. Per non disorientarvi vi faccio vedere dov'è il dungeon, quello lì nascosto sott'acqua. Noi si passa per qua e si raggiunge l'intersezione numero 3, quella dopo i dungeon del cactus, vi ricordate, no? A sto punto si va nella zona delle cave, queste qui che erano gigantesche, c'era la lana sospesa sopra una costruzione, e dopo aver passato l'intersezione numero 4 si va in questa zona dove Vegas mi aveva detto: no, Step, stai andando nel punto sbagliato. È una cascata d'acqua che conduce verso una mega pozza. Scommettete? Questi in teoria posso levarli. Quello era uno spawn di silverfish, o sbaglio? No, silverfish, vero? Non solo nell'acqua, anche qua giù. Avanziamo, piano piano, altro spawn di silverfish. La pozione della water breathing non ce l'ho, perché non l'ho presa? Sono un pirla. Allora, water breathing non l'ho trovata, ma ho trovato solamente questa qua, che è meglio di niente sinceramente, perché ci permette di vedere un pochino più lontano come stanno smettendosi le cose. Che succede qua? No, no, ti prego, tappali. Tappali, c'è uno spawn di silverfish. Ok, allora, i silverfish dovrebbero nuotare piano piano, quindi se non andiamo sott'acqua e ce la giostriamo con le torce dovremmo sopravvivere più di loro. Però comunque rompere i loro spawner è sicuramente una cosa buona e giusta, così per il ritorno non abbiamo una miliade di piccoli topini che vogliono ucciderci. Ok, sto iniziando a temere per la mia vita. Che palle, ma perché deve essere sempre così difficile, eh? Ragazzi, sostenetela almeno questa sera. Quella TNT, ah no, non sono TNT per fortuna. Non sono TNT, ma fottutissime zucche. Ok, va bene, devo buttarvi. Ragazzi, più tempo perdo in chiacchiere, meno più ci vorrà per raggiungere la lana. Quindi dobbiamo essere veloci, non perdere tempo, spaccare gli... No, non spaccare niente, va, basta. Ragazzi, andiamo, andiamo. Ormai sono partito, eh. Tra l'altro era meglio se mangiavo qualcosa prima di andare, no? Visto la poca vita. Io spero solo sia vicina. Aspettate, riprendo acqua. Riprendo aria, che acqua. Bravo, ok. Grazie a Dio c'è questa cosa delle torce. Ma sotto o sopra? Ah, siamo arrivati da sopra, quindi teoricamente dovrebbe essere sotto. Dai, scendi, e poi ci sono anche queste bolle per i sub mozzatori, come diceva Vegas. Top, riprende un po' di aria e si passa. Di qua o di qua? Ma di là sembra chiuso in una conca. Vabbè, io passo di qua. Certo che qui l'elmetto acqua affinity che trovai nel dungeon della lana sommersa dai creeper sarebbe stato comodo, eh? Però vabbè, possiamo fare anche senza. Mi stupisco che non nascano tipo zombie, scheletri o roba del genere. Stiamo andando bene, credo di sì. Non c'è niente, ci sono solamente zucche, acqua, spawner e polipi e silverfish, gli spawner di silverfish. Vuoi salire? Vaffanculo. Ah! Silverfish de merda, levati dalle palle. Ma affoghi. Non affogano sti cosi. Ora mi fanno incazzare. Ma vaffanculo. Ragazzi, non c'è la lana. Aspettate, voglio vedere una cosa. Com'è che è là dentro? Ah, se l'hanno messa là dentro sono degli infami. No, non c'è. Aspetta, continua o no? Continua, ragazzi. Oh mio Dio, silverfish. Maledia. Oh, lana. Sì, sì, sì. Fanculo tutti. Fanculo, cazzo. Sì, ci avevate ragione. Eccola qua. La blu. No, tutta non la portare. Portane solamente un pochino. È stato semplice, ragazzi, eh. È stato più semplice. Però la stanno... Via! Banzai Kaze! Stanno lasciando un milione di silverfish, fottitene. Vattene, è tempo di tornare a casa. Tocca e fuga, l'importante nelle CTM è portare a casa la lana. E l'abbiamo presa, la lana blu, che non trovavamo, guardate dove diavolo era. Adesso mi domando, la grigia dov'è? La green penso di aver capito, ma la grigia... Forse nell'altro castello. Oddio ragazzi, il prossimo episodio potrebbe essere il penultimo episodio, Quindi mi raccomando, iniziate a consigliare la nuova CTM da fare da solo. E visto che questa non vi è piaciuta tanto, e non so perché, nonostante la potenza dei mostri fosse alta, affiderò a voi tutta la scelta. No, Step, stai affogando, stai affogando. Bravo. Oddio, mi sono perso. Quanto dura ancora la Night Vision? Oh, 1 minuto e 22. Ragazzi, se finisce la Night Vision siamo fregati. Oh mio Dio. Poi perché sento il rumore dei ghast qua? Non possono seguirmi anche qua fino all'inferno. Che poi vabbè, qui non è l'inferno, ma è tipo più un paradiso perché c'è l'acqua, però vabbè. Addio silver merda fish, me ne vado. Anzi, guarda, faccio anche un po' di parkour in mezzo alle liane con le ninfee. Ecco come si chiamano le ninfee. Ogni volta mi scordo e poi mi viene l'illuminazione.
Voglio spaccare queste proprio per distruggervi la famiglia. Maledetti Silver, oh, ma mi stanno uccidendo. Oh, sto affogando. Ma guardalo! Temerario! Scappiamo su dai monti, dai boschi, grande in fiore. Io me ne torno a casa. La lana ce l'ho già. Tatella la la la. Stepney torna a casa. Ci voglio i meme su Facebook. Sta finendo la night vision, non importa. Easy peasy, lana squeezy. Questa è il dungeon, quello lì con la lana sopra. Sì, dobbiamo tornare a casa. Eccoci qua, la dolce notte, a portare a casa la lana blu. E andiamo. E adesso mancano la grigia e la verde. La verde penso di aver capito dov'è, la grigia no. Che dire ragazzi, manca sempre meno alla fine della serie. Siamo riusciti a portare a casa la lana senza fail e anche il blocco d'oro. Il blocco di smeraldi e di diamanti dove diavolo sarà? Che dire ragazzi, vi ringrazio per questo video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Qua da Stefano.